Ragazzi, video subito dopo la live è finita. Milan-Juve, c'è ancora Higuain a protestare. Allora, piccola, due cose sulla partita. Higuain è veramente incazzato nero e mi dispiace, ma Higuain sta simpatico e mi dispiace che sia così. Comunque, non si sta forse comportando benissimo al Milan. Oggi non voleva scendere in campo, lui soffre un po' emotivamente queste cose, ma fa niente. Allora, io critico sempre Gattuso. Oggi su Gattuso devo dire che ha messo la formazione in campo migliore possibile. Giusto anche mettere Cutrone al di là delle situazioni fuori campo di Higuain, e ho visto giocatori rigenerati come Calhanoglu, Castileco, eccetera, eccetera. E però io l'ho detto in live, l'ho detto, se la Juve passa in vantaggio è finita. Infatti è stato così, il Milan è crollato anche fisicamente, oltre che mentalmente dopo il gol. Io l'ho notato subito all'inizio del secondo tempo che il Milan era più sulle gambe, perché forse ha consumato tanta energia mentale nel primo tempo. Paquetà è un ottimo giocatore, però deve crescere fisicamente, è anche molto piccolo, si deve un po' ingrossare, un po' come Castileco, la stessa cosa, deve anche ambientarsi, eccetera, eccetera. E io voglio oggi, vado controcorrente, ok? Come piace fare a me, ma perché io la penso così. Allora, io in questo video so che tantissimi juventini se la prenderanno con me, eccetera, però io, la mia bocca non verrà mai tappata da nessuno qua su YouTube, anzi. Io sinceramente in questa Juve, se io volessi farmi degli iscritti, cosa farei? In questo video poter criticare Dybala, perché Dybala in questo momento è criticato da tutti, anche dalle Juventini. Oggi non ha fatto bene. Però se io vi dicessi che Dybala ha giocato meglio di Ronaldo, già stareste a scrivere no, è incompetente, eccetera. Cioè no, nel senso, non capisci un cazzo. Invece secondo me ha giocato meglio di Ronaldo. Perché ragazzi, Ronaldo è un oggetto misterioso. Ronaldo in questa partita non è stato mai, e dico mai, al centro di una manovra. Ronaldo, l'uniche volte che l'abbiamo visto toccare la palla è quando più nel secondo tempo, quando gli altri erano stanchi, che tu lo lanci sulla fascia, allora lì qualcosa riesce a fare. Ma non è mai stato al centro del gioco. Non sarà solo colpa di Ronaldo, ci mancherebbe anche un po' del sistema di gioco della Juve. Però, sinceramente, io che mi vengono ancora a dire che Ronaldo in questo momento non si discute il valore del giocatore, è tra i giocatori più forti al mondo. Io dico no. Cioè, secondo me un Salah in questo momento, ma anche per dire un Douglas Costa che ho visto stasera, sono molto meglio. Poi mi fa il gol decisivo. Che è un gol, tra l'altro, che porca troia, Donnarumma, io non so, c'ha le mani di Polenta quel portiere lì, cioè, ogni tanto fa delle paratone, ma ogni tanto, però va bene. E poi, finché sono juventino e mi dice delle gare, sono contento. Però, secondo me, Ronaldo deve farsi anche un bagno di umiltà, perché nel secondo tempo erano uno del Milan contro quattro della Juve, lui poteva passarla, c'era Dybala lì, non l'ha passata, ha voluto tirare. Se questo, Juventini, succede al contrario, che lo fa Dybala, lo fa qualcun altro, che non la passa Ronaldo, tutti, egoista, egoista, egoista. Lo fa Ronaldo, allora no, non si può toccare. Ronaldo lì, non passi quel pallone, se in contropiede il Milan fa gol, allora lì forse vi svegliate, capite che Ronaldo, se gioca così, se Ronaldo è questo, la Champions, Juventini, no, la vincete. Mi spiace, ma in Champions, secondo me, se giocate così, come avete giocato stasera, che sinceramente il Milan ha giocato alla pari con voi, che io poi il Milan lo critico spesso, ma devo dire che Higuain e tutti gli 11 del Milan hanno fatto una prestazione straordinaria. Bakayoko è un giocatore pazzesco. Ronaldo, quando c'era Bakayoko, o non cercava di andare da un'altra parte, o se no non l'ha mai saltato. A parte che Ronaldo ormai in dribbling non salta più nessuno, perché se notate lui dribbla, poi si butta per terra, perché sa già che gli fanno fallo, si butta per terra, perché se no lui dribbling non dribbla più nessuno. Quindi poi, sinceramente, io ovviamente attaccare una persona come Ronaldo, dire sarebbe più facile dire ah Ronaldo grandissimo, mamma mia, sempre decisivo. No, ragazzi, perché io il calcio lo vedo. E vedrete che se continua così la Champions non la vincete. Ascoltate queste parole. E verrete anche eliminati prima della finale. E ripeto, secondo me Dybala, nonostante abbia sbagliato tanto, è stato molto, 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 molto più al centro del gioco. Questa è la mia opinione. Signori, vi invito a scrivere nei commenti la vostra, seguitemi su Instagram. Devo salutare delle persone, mi stavo dimenticando. Saluto Federico Passoni, ciao. Il Cava Cava, ciao. Artim, ciao. E Damian, ciao ragazzi, bella.